Bentornati nella cucina di redazione di Cook. Oggi prepareremo insieme una focaccia con lievito madre e pomodorini. Grazie al lievito madre questa focaccia sarà super morbida con la sua crosticina croccante, ma soprattutto durerà più giorni, sempre che riusciate a trattenervi una volta sformata. Per questa focaccia ci serviranno, per l'impasto, farina tipo 2, semola rimacinata, lievito madre, acqua, zucchero di canna, olio extravergine di oliva e sale. Per l'emulsione, acqua, olio e un pizzico di sale e poi pomodorini per condire. Per prima cosa dobbiamo partire dal lievito madre. Noi abbiamo questo lievito madre che solitamente lo teniamo in frigorifero e quindi per riattivarlo servirà mescolarlo, magari con un cucchiaio, mescolarlo tutti i 120 grammi insieme all'acqua prima e dovrete scioglierlo bene e poi anche con la farina, sempre di tipo 2. Allora, quello che otterrete è questa pastellina molto compatta, molto densa, ma che avrà bisogno di qualche ora per riposare e poi diventerà più areata. Quindi coprirlo con un canovaccio, metterlo in un luogo caldo della cucina, va benissimo anche nel forno con la luce accesa, e aspettare 2-3 ore in modo che raddoppi di volume e si formeranno tutte le bollicine, come in questo caso. Noi ce l'abbiamo pronto, si può iniziare a miscelarlo insieme agli altri ingredienti. Mettiamo l'acqua, versiamo tutto il nostro lievito madre, lo sciogliamo un po' con le mani. Una volta che il lievito madre è sciolto, uniamo una presa di zucchero di canna che aiuterà un po' a sostenere la lievitazione. Poi aggiungeremo prima la farina tipo 2 e quindi in ultimo anche la semola. L'obiettivo è ottenere un impasto proprio così, disomogeneo e un po' appiccicosiccio. Non vi preoccupate se è troppo appiccicoso, ma non aggiungete mai farina, perché poi appunto con le pieghe che faremo dopo gli daremo forza. A questo punto si può aggiungere il sale. Ovviamente tutto l'impasto che vi rimane sulla mano non va buttato. Ed ecco qua l'olio extravergine d'oliva aggiunto a filo all'impasto. Ora, se avete un'impastatrice a casa sarà tutto molto più semplice, ma anche a mano non è complicato. Il panetto è bello liscio, tutto l'olio si è ben amalgamato, però prima di lasciarlo lievitare in frigorifero va fatta un'ultima operazione per dargli più forza e più elasticità. Va coperto di nuovo con un canovaccio e lasciato mezz'oretta a riposare. Dopo 30 minuti l'impasto ovviamente non sarà ancora lievitato, ma potrete notare che la superficie sarà molto più liscia e molto più omogenea. A questo punto cosa si deve fare? Dare delle pieghe di rinforzo. E il modo più semplice per farlo è bagnare un po' il piano e con le mani poi ben bagnate adagiare sopra l'impasto, schiacciarlo, stenderlo il più possibile e una volta che sarà ben steso lo potete ripiegare su se stesso, così, proprio come se fosse una busta. Con le mani o con l'aiuto di un raschietto gli dovrete dare una forma tonda. Quindi mettete l'impasto nella vostra ciotola, copritela con un canovaccio, meglio ancora con della pellicola, o l'ottimo sarebbe metterlo in un contenitore a chiusura ermetica abbastanza grande per riporlo 12-24 ore in frigorifero e lasciare così completare la lievitazione in massa. Dopo averlo messo in frigorifero l'abbiamo lasciato acclimatare per un paio di ore a temperatura ambiente e quindi è pronto l'impasto per essere messo nella teglia. La spennelliamo bene con olio d'oliva. L'impasto avrà raddoppiato il suo volume e sarà quindi pronto per essere steso nella teglia. E ora è pronto per l'ultima lievitazione, un'ora a temperatura ambiente. Ora si è arrivati al momento topico. La focaccia è lievitata, vedete la struttura tipo blob, ballerina. Bisognerà fare l'emulsione, tagliare i pomodorini e poi infornarla. Partiamo quindi dall'emulsione, olio, acqua, che miscegliamo insieme in una ciotolina con una forchetta.
con le punte delle dita leggermente bagnate con l'emulsione, creiamo dei solchi, aggiungiamo l'emulsione. L'ultima cosa, i pomodorini, da tagliare semplicemente a metà e disporre un po' sulla focaccia. E dopo l'ultimo pomodorino, la focaccia è pronta per essere infornata al massimo della potenza, quindi intorno ai 250 gradi se ci arriva, per una ventina di minuti fino a che non sarà bella gonfia e dorata. Ovviamente non dimenticate un po' di sale. E dopo 20 minuti la nostra focaccia finalmente è pronta, il profumo è pazzesco, non resta che toglierla dalla teglia, affettarla e mangiarcela. Buon appetito a tutti!